In Campania torna l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Lo ha deciso il presidente Vincenzo De Luca, che ha firmato l'ordinanza numero 72 che sarà in vigore almeno fino al prossimo 4 ottobre. Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l'apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate, ha detto il governatore, è necessario il massimo rigore. Provvedimento che trova l'approvazione dei cittadini. La condivido pienamente. Non condivido il comportamento ultimo durante le lezioni, la sua assenza totale nel dare i numeri dei contagi, adesso che presidente ha ripreso coscienza. Purtroppo diciamo a Napoli, dopo che ci sono stati i ladri, mettiamo le porte in ferro, vediamo cosa succede, i contagi aumentano. Sono favorevole anche se ho parecchie remore, nel senso che data la situazione oggi, insomma, non capisco bene quanto questa possa essere un qualcosa di positivo e se effettivamente può avere qualche efficacia. Vedendo gli ultimi contagi che sono stati qua in Campania, penso che sia una decisione giusta, sperando che non dovrebbe prendere ancora altre decisioni più drastiche, perché sarebbe proprio la fine per la nostra regione. Allora, sinceramente sono d'accordo con lui, anche se molte persone non la tengono proprio. Basta uno starnuto, la trasmissione è veramente semplice, per cui sono d'accordo, infatti la sto indossando anche all'aria aperta. Intanto sono ancora alti i numeri dei contagi in Campania. L'unità di crisi ha segnalato 195 nuovi casi nelle ultime ore. Alto anche il numero dei tamponi effettuati, oltre 6.000. Diversi fronti aperti in tutta la regione. In Irpinia scoppia il caso Cervinara. Il neosindaco Caterina Lengua ha fatto sapere di essere positiva al Covid. Chiusi gli uffici del comune per le operazioni di sanificazione. Sempre in Irpinia, l'ASL ha segnalato un altro tampone positivo a Conza della Campania. E anche nel Salernitano continuano a salire i contagi. Nuovi casi a Campania, Angri e Agropoli. Chiusa una palestra a Cava e una banca a Salerno. Proseguono infine i controlli delle forze dell'ordine. A Tersigno i carabinieri hanno sequestrato quasi 7.000 mascherine per bambini non a norma, denunciata una settantenne del posto.